Ciao, io sono Riccardo Pedica e questo è il podcast di Impara la fotografia, la community e il blog dove parliamo di fotografia ed impariamo la fotografia in modo facile, veloce e divertente. Oggi vorrei parlarvi di chi dorme non piglia foto. E infatti è proprio questo che mi è venuto in mente leggendo, continuando a leggere alcuni libri sulla fotografia. Alzi la mano, anche se non vi posso vedere, o lasciatemi un commento, chi si è mai svegliato presto per andare a fare una fotografia dell'alba? E qui penso che siete molti pochi, molto pochi di persone che hanno il coraggio di svegliarsi la mattina per fare una fotografia all'alba o prendere la luce dell'alba. Nonostante ciò, l'alba è uno dei momenti migliori per fare le fotografie. Perché questo? Perché la mattina, infatti, i venti sono ridotti dopo una notte di tranquillità dove non ci sono state automobili che hanno camminato, dove il vento si è calmato e il sole non ha scaldato il terreno in modo da creare quelle che sono le correnti, l'aria rimane molto più statica, c'è poco pulviscolo nell'aria e quindi le immagini che possono venire la mattina presto durante un'alba sono sicuramente molto più chiare, molto più nitide ed hanno un colore molto interessante. Riconducendoci alla temperatura della luce che abbiamo visto qualche giorno fa, la temperatura della luce la mattina è una temperatura leggermente più fredda rispetto al tramonto, ma leggermente più calda rispetto alla luce a mezzogiorno, e quindi ci mette in una situazione nella quale la luce che noi riusciamo ad utilizzare è una luce molto particolare, una luce che non tanti siamo abituati a fare. Infatti tutti sono appassionati di tramonto, ma pochi, e quindi tutti fanno il tramonto semplicemente perché è più facile stare alle 8 di sera di fronte ad una spiaggia e aspettare che il sole tramonti. È molto più difficile ovviamente svegliarsi la mattina presto ed andare sulla spiaggia per fare una sulla spiaggia ovviamente dall'altra parte, orientata nell'altra situazione geografica, perché altrimenti se andiamo a cercare, e questa è una cosa che è successa a me personalmente, se andiamo a cercare il tramonto sulla spiaggia e siamo sull'Adriatico, difficilmente lo troveremo, ma questi sono scherzi. Ovviamente studiamo dove è, se abbiamo il tramonto o l'alba, e poi andiamo a verificare se possiamo fare una fotografia a questo momento della giornata. Qual è la difficoltà di questo momento? Ovviamente la difficoltà è quella del bilanciamento del bianco, come ho già detto, quindi i colori sono un po' più caldi, quindi bisogna fare attenzione. C'è anche una difficoltà nella nitidezza del cielo, quindi nella chiarezza del cielo. Se la giornata è una giornata nella quale non ci sono nuvole, il cielo potrebbe rimanere un po', come dire, bruciato, non possiamo avere delle condizioni di luce ottimali, mentre invece se ci sono delle nuvole possiamo sfruttare le nuvole anche per uscire e aspettare quello che è il rossore tipico del tramonto, che in questo caso è l'alba. Perché questo? Perché fondamentalmente possiamo comunque utilizzare questo momento per fare delle fotografie che sono molto interessanti. Un'altra difficoltà che possiamo avere nella discussione nella fotografia dell'alba è che ovviamente quando lavoriamo con il sole ci sembra statico nel cielo, ma se voi vi fermate sia la mattina che la sera ad osservare la posizione del sole, il sole nell'arco di 5 minuti ha cambiato posizione e ha cambiato continuamente informazioni luminose, passiamo da una luminosità che è molto bassa a una luminosità molto alta nel giro di 5 minuti. E quindi come possiamo gestire questa situazione? Possiamo gestirla svegliandoci ancora prima, andando sul luogo che vogliamo fotografare almeno un'ora prima dell'alba, impostare tutte le nostre informazioni sulla nostra fotocamera e
aspettare il momento giusto. Aspettare il momento giusto non significa che guardiamo e aspettiamo, ma possiamo anche scattare ed analizzare l'ambiente che vogliamo fotografare nel modo che quando poi arriverà il sole siamo completamente pronti per fare questa cosa. In questo caso la checklist del fotografo che ho preparato e che è disponibile sul sito internet potrebbe essere di grande aiuto. Possiamo anche utilizzare la checklist del fotografo per creare i settaggi migliori, quindi ci studiamo prima lo scenario, andiamo ad analizzare quali sono i settaggi migliori per la foto di panorama e ci disegniamo vicino alla checklist del fotografo. Ci svegliamo presto, ci portiamo due bei cornetti alla crema e mentre aspettiamo mangiamo, così abbiamo tante energie per fotografare, e aspettiamo l'alba, aspettiamo il sole che esce. In questo modo possiamo dire e possiamo mostrare, possiamo studiare quella che è una fotografia che, nonostante sia banalissima da fare, banalissima nel senso che bisogna solo svegliarsi prima, pochissime persone riescono a farla. Ovvio che questo, adesso in questo momento mi viene in mente, ho visto una fotografia, un fotografo che è andato a fare una scalata su una montagna, ha dormito sulla montagna e si è svegliato e la mattina era una bellissima alba con delle nuvole che sembravano dei cuscini presa da un'altezza di quasi 2000 metri. È difficile, ma se vogliamo avere un risultato importante dobbiamo un pochettino soffrire. Io personalmente ancora non ho mai trovato il coraggio di andare a fotografare l'alba. Le scuse sono mille: fa freddo, devo lavorare, sono impegnato, oggi no, tante altre piccole cose che non ci permettono di fare l'alba. Il mio consiglio è quello di non forzarsi a farlo magari durante un momento, durante giornate di lavoro, durante weekend, magari quando vogliamo riposarci, ma perché no sfruttare magari una giornata di vacanza, andiamo a fare un weekend fuori o andiamo una settimana al mare e dedichiamo una mattina a svegliarci un pochettino prima ed andare a fare le fotografie. Potremmo avere dei risultati che non abbiamo mai avuto, e come leggevo sul libro diceva, ogni grande fotografo si promette almeno una volta all'anno di fare questo esperimento. Possiamo pensare che una volta all'anno possiamo farlo, che dite? Io ci proverò quest'estate e voi fatemi sapere se lo avete già fatto o non lo farete. Come al solito vi ringrazio per tutti i commenti, tutte le partecipazioni al sito e al blog e alla community Facebook dove discutiamo di fotografia. Sono tante persone che sono state aggiunte e che hanno entrato a far parte della community. Vi consiglio come sempre di non limitarvi e non aver paura di condividere le vostre fotografie, perché ogni fotografia condivisa ci permette di imparare insieme e di discutere su come migliorare e su quali cose possono essere fatte in più. Un ringraziamento a tutti quelli che mi stanno seguendo su Spreaker, tutti quelli che mi seguono su iTunes e che lasceranno un commento. Se lasciate un commento mi farà piacere di citarvi nel prossimo podcast, e ricordo anche che sto lavorando su mettere in risalto le vostre capacità fotografiche sul sito internet con un piccolo articolo dove potete spiegare quali sono le vostre passioni, quali sono le vostre caratteristiche. Quindi non esitate ad inviarmi a rispondere alle 5 domande che ho mandato e che ho lasciato sul gruppo Impara la fotografia di Facebook, così piano piano andremo a parlare e a far conoscere tutti i membri della community di Impara la fotografia. Posso anche dirvi che sono stato tesserato dall'Accademia Fotografica Italiana, che è uno dei pochi circoli nazionali FIAF fotografici, e quindi questo ci permetterà di seguire un corso e di far parte di una associazione fotografica piena di esperti ai quali potremmo un giorno anche domandare informazioni e chiedere degli aiuti nella nostra crescita fotografica. Un grazie da Riccardo e ci sentiamo alla prossima.